Un ben ritrovato a tutte e a tutti, signori e signori, in questa nuova avventura su Pokémon Sticazzi, Switch e non Switch e balle varie. Allora, dunque, diciamo che io sto amichevolmente bene, nel senso che ho fatto un paio di cose. Allora, cosa abbiamo fatto? Dunque, Pidgey, questo povero Pidgey purtroppo non c'entra assolutamente niente. Aspetta un attimo. Grazie al menu che ti apre sempre dal primo colpo. Allora, dunque, mentre tranquillamente non stavo registrando, diciamo che mi sono, diciamo, allenato, diciamo, dal, cioè allenato, non è proprio un allenamento, però cioè più una rottura di palle, nel senso che la maggior parte delle volte l'allenamento consiste nel tipo catturare Pokémon e basta. È un po', se stiamo a dire, sul lungo periodo una cosa abbastanza tediosa, perché praticamente ci perdi più tempo che altro. Comunque, a parte questo piccolo dettaglio tecnico, dunque, noi abbiamo, adesso vi faccio l'elenco delle cose. Come si apre il menu che non mi ricordo mai? Che cazzo è successo? Cosa vuole Pikachu? Ha perso un sacco di peli scuotendo la testa. Vabbè, sei... Oh, sì, no, ti tolgo i peli, perfetto. Sì, perfetto, sei contento? Ottimo. Non so perché si sia aperto questo menu, ma va bene lo stesso. Allora, praticamente noi abbiamo il... abbiamo, se mi si apre il menu che voglio io, grazie. A forza di catturare Pokémon e balle varie, abbiamo il nostro simpatico Pikachu, che è andato a livello 15, il Pidgey 14, e ho addirittura, non so bene per quale congiunzione astrale, trovato un Bulbasaur. Gli altri Pokémon sono due Pokémon del cazzo. Giusto per la cronaca, visto che l'ho fatto offline ma non pensavo mai di beccarmi un Bulbasaur, Bulbasaur e per il momento Pidgey saranno due Pokémon ufficiali del nostro team. Di solito alle volte mi tengo anche Metapod, che poi diventa Butterfree, invece Kakuna di solito lo lascio indietro, lo mollo lì poi a zero, soltanto perché avendo questi due Pokémon, avendo attacchi di tipo erba o coleottero o comunque roba del genere, dovrebbero andare diciamo bene per battere poi Brock nella sua palestra nella città successiva dopo il boschetto. Però prima del boschetto c'è un'altra zona che io non ho ancora esplorato, che è questa qua sulla sinistra, che è via è quella zona che porta via della vittoria, che è il percorso 22, dove abbiamo qualche Pokémon selvatico, ma attualmente purtroppo nella nostra borsa, se mi si apre, dov'è? Tasca cattura, dovrebbe essere questa. Abbiamo soltanto purtroppo 5 Pokéball e siamo anche a zero di soldi quasi, perché per far livellare i nostri Pokémon abbiamo dovuto catturare altri Pokémon, e quindi c'è andata di sfiga così. Qui c'è tutta questa zona che è tutta la zona che porta via della vittoria, che dovrebbe essere... Oh, c'è una Pokéball. Cos'è? Ho trovato 5 Pokémon, bene, possiamo andare a catturare qualche Pokémon in questa zona adesso, abbiamo 5 Pokémon in più, sperando di non fallire miseramente. E qui cosa abbiamo di Pokémon? C'è un Nidoran, una Nidorina, un Nidoran mi sembra, ma aspettiamo un attimo. Vediamo se compare qua, no, Rattata no, grazie. No, ok, non ne compaiono di... Quello è un altro Nidoran, mi sembra. Vabbè, dai, così qua già che ci siamo, proviamo. Intanto dobbiamo ampliare anche il nostro Pokédex.
Didon maschio, sì, vabbè, quello che è. Allora, preparati. Aspetta, fermo. Adesso. Non ho fatto un tiro bellissimo, però meglio di niente. Merda. C'ero quasi, grazie al cazzo. Adesso. No, troppo. Troppo tardi. Devo ancora prendere bene la mano con la... almeno l'ho preso. Devo ancora prendere bene la mano con la Pokéball portatile. Lancio tecnico, attenzione. Allora, poi Nidran maschera abbiamo preso. Sì, va bene, sono stati provati, va bene. Aggiunto la squadra perché avevo un posto libero. Quindi leviamoci dal cazzo e andiamo a vedere se ci sono degli altri Pokémon di me. Merda. Non mi ricordavo che c'era già adesso qua il tizio. Sì, voglio anch'io. Voglio raggiungere le Pokémon, bla bla bla. Non ho tutte le medaglie. Devo solo. Chi se ne frega, lottiamo assieme e diventiamo più forti. Vabbè, non volevo fare questa sfida, non mi ricordavo che c'era il tizio qua. Però siamo in ballo, vuoi non ballare? Lui ha due Pokémon. Pidgey. Minchia, Pidgey è il mio primo e Pikachu, minchia, hai voglia. Lui ce l'ha a livello. Ce l'ha a livello 3. Ma vabbè, dai. È una lotta impari, dai. Vabbè, dai. Nel dubbio, visto che Pidgey di solito è rapido, usiamo Pikachu con un attacco rapido, ma gli fa un male che la metà gli basta. Sono un pelo overpower in questo momento, qua in questo posto. Sarà Eevee. Continua a lottare. Diamo tutta l'esperienza a Pikachu, dai, a parte che se le dividono poi anche tra di loro, quindi. Qui facciamo un doppio calcio, così, sui denti. Attacco rapido, bastardo. Vabbè, non gli ho fatto un cazzo. A che livello ce l'ha Eevee lui? Al 7, vabbè. Boh, anche Eevee se n'è andato. Ciao! Mi dai un bonus di quel... no, il cazzo. Hai sconfitto Barron. Ciao Barron! Che scherzo mai questo? Sapessi. Un mega scherzone. Ti sia servito diventare più forte. Veramente si è preso sui denti. Comunque si sta zitto. Va bene, lui se n'è andato, quindi noi possiamo continuare a esplorare questa zona. Ah, qui c'è uno Spearow. Cos'è che è uno? Perché vuoi che agito il controller, Pikachu? Cosa vuoi? Pikachu sorride con una fiera, e cazzo al cazzo! Hai appena tirato delle legnate sui denti. Dai grattini sulla testa, bravo, bravo. Ancora un grattino, bravo, bravo, perfetto. Pica basta. E rotti i coglioni. Qui buttiamoci addosso allo Spiro, o come cavolo si chiama? No, si chiama Spiro. Sì, Spiro. Allora, questo qui è stronzo, sì, abbastanza. Proviamo. Eccellente. Vediamo un po' se ci va di culo. E oh yes. E anche Spiro è dei nostri, ma Spiro non mi piace tanto. 40 punti esperienza, cioè ho fatto tra un po' più punti esperienza con wow, livello 5. Tra un po' ho fatto più punti esperienza catturando sto Pokémon che lottando contro l'avversario. Sì, ok, va bene, non ce ne frega niente, ok, perfetto. No, Rattata lo salterei anche, che non ce ne frega niente. Lì c'è un altro Nidoran e qua cosa dice? Lega Pokémon, ingresso principale. Vediamo qua, vediamo che insulti ci dicono. Ci insulteranno malissimo. Salve. Posso, vedo che non è ancora una medaglia sasso. Mi dispiace, non è di problema. Devo fermarti qui. Affaculo. Vabbè, pazienza, non ci possiamo fare niente. Allora, dunque, di qua c'è Spiro e Spiro. Qua è grosso però, perché quelli che hanno, a proposito, non so se ve l'avevo già detto, quelli che hanno l'alone attorno rosso
sono praticamente là. Quelli che hanno l'alone attorno dovrebbero essere gli esemplari più grossi, invece quelli che hanno l'alone blu, il mortacci tua, dovrebbero essere quelli con il grazie, eccellente, sono figo, lo so, ma non lo prenderò mai sto cazzo di Pokémon. Invece, comunque, vi sto dicendo, praticamente quelli che hanno l'alone blu sono quelli che sono più piccoli, mi sembra, se non mi ricordo male. 40 punti di esperienza così a random, grazie Nidoran che sale di livello così a random, ma meno spina, meglio che niente. E niente, quindi va bene così. Poi, altre cose che mi vengono in mente, però adesso non ce ne sono... No, sì, qua ci sono solo Spiro e basta praticamente, quindi eviterai direttamente tutta sta zona che non ce ne frega più di tanto. Ci una volta, se non mi ricordo male, questa è Nidoran femmina, scusate. Andiamo un po', yes. E là. Ho fatto solo 8. Ero più figo prima, va bene lo stesso, dai. Oh yes, primo colpo, prima cattura, primo tutto. Ha fatto un verso strano la Pokéball che avevo in mano, non so perché. Oh, Kakuna a livello 8, ma mi sembra che non si evolva ancora. Bisogna aspettare tipo il 10, il 12. Insomma, una bella genere. Sì, Nadia e Nidra sono stati inseriti in Pokédex, va bene, bla bla bla. Ok, quindi abbiamo preso anche questo Pokémon qua. Aspetta, facciamo un po' di passi avanti e indietro qua davanti a vedere se dall'erba sbuca qualche cosa di particolare, se no ci vediamo dal cazzo. Anche perché non ho più Pokéball, quindi devo per forza... No, non esce niente. Cos'è? Un ratata? Niente. Ok. Torniamo indietro che facciamo prima. Adesso, quello che ci tocca fare, cioè ci tocca, dobbiamo farlo per forza perché non abbiamo più Pokéball, e quindi non si fa più esperienza catturando i Pokémon perché non posso catturarli, ne ho soltanto più 3-4 di cose. Mi devo schivare tutti i Pokémon che trovo, a meno che non trovo qualcosa di iper raro. E devo andare praticamente a, se non mi ricordo male, devo andare a sfidare tutti gli allenatori che sono qui in zona, tipo te. Allora, non vedo l'ora di lottare, questo qui non è ancora pronto. Tu? Allora, te forse ti ho sfidato prima per sbaglio. Ah, sì, ok, va bene. Di qua c'è qualcosa? No, solo uccelli e basta. Vedete? Ci sono i Bulbasaur qui in mezzo, non so bene per quale motivo, ma ci sono i Bulbasaur. Tu! Io potrei portarmi al passo Weedle. Di qua c'era... non mi ricordo più cosa c'era, niente. Di qua che cazzo c'era? Di qua... aspetta, c'è una Pokéball là? Interessante, aspetta un attimo che faccio il giro. Cosa dice il suggerimento? Usa l'antidoto contro l'avvelenamento e l'antiparalisi contro la paralisi. Mi sembra una cosa più che giusta. Allora, passiamo di qua. Tu non serve niente, te ti ho già sfidato l'altro giorno, quindi niente. Qua c'erano soltanto erbe e basta. Tu! Ho finito tutto il poco per cercare di catturare di poco, mi devo portare alcune di scorta, ecco, quelle che io non ho esattamente. Poi di qua c'è un allenatore sulla destra, sono sicurissimo. Eccolo! E cazzo al cazzo ci sono i Bulbasaur, li abbiamo visti prima. Puttanella Rosalia. Ma Rosalia non è il nome di un Pokémon? Vabbè, non voglio saperlo. Pikachu contro Nidoran femmina, ovviamente. C'è la mossa speciale di Pikachu? Cosa vuoi? Scuoti la palla. Pikachu ha un attacco micidiale. Che è? In cassetta. Minchia. Ti devi dare una calmata, Pikachu. Ah, quando hai fico. Ah, così? Cioè, mi hai fatto vincere... Vabbè, avevi vinto comunque, però... Ho vinto 3 Pokéball, cosa molto importante. Allora, comunque, da quello che ho potuto capire...
Consigli utili: scollego uno dei Joy-Con e spazio per giocare con il tuo Pokémon compagno. Ok, va bene, non ce ne frega un cazzo. Tu mi sembri uno che ha l'aria sbarazzina. E infatti. Allora, vediamo un po'. Silvio Kakuna, merda, vabbè, basta che non abbia attacco resistente. Hai ancora un attacco speciale, Pikachu? Vediamo cosa... No, niente, lotta normale, ok. Possiamo fare un... boh, penso, doppio calcio? Oddio, livello 3. Minchia. Non è molto efficace, ok. Allora, rafforzatore, cos'è che aumenta l'attacco speciale? No, la difesa normale, mi sembra. Quindi sì, aspetta, Y info, cioè non ho capito, non me lo fa fare, vabbè, lotta, facciamo, no, devo fare il tono shock perché è un attacco, va sulla difesa speciale, perché se gli facevo attacco rapido andava, sì, vabbè, guarda che cazzo sto a fare, cioè questa è la squadra, va bene. Nitro sarà livello 7, ma non ce ne frega più di tanto. Non ho proprio per lottare, sti cazzi. Ho vinto 3 Pokéball, interessante. Ok, di qua invece cosa abbiamo? Merda! Vabbè. Metapod sapere, conosco già io, voi non l'avete ancora visto. Gnah, sbagliato di poco. Vediamo un po' se per sbaglio ce lo cattura. Yes, meglio che niente. Lancio tecnico, bla bla bla. Comunque il lancio tecnico è quando si usa la Pokéball esterna o il joypad del coso. Ok, Metapod va nel box Pokémon, va bene così. Qui sotto c'è anche Pikachu qua nel bosco, non chiedetemi perché, non voglio saperlo. Qui da qualche parte c'era quella cazzo di Pokéball che non... Ma cazzo si va a prendere? Ah no, devo fare il giro dell'oca, quindi niente, devo per forza salire di qua. Quindi tu sarai ancora da sfidare, perfetto. Vuoi sapere tu per lanciare Pokéball? Non lo sapremo mai. Teenager, Matilde, Pidgey, ho già vinto. Sì, è un po' sgravo sto Pikachu, diciamo, cioè, facendo così ho vinto, cioè veramente è una cosa improponibile. È super efficace, ma dai! Sì, Pikachu prende il segnale appunto, va bene, va bene, va bene. Ho sconfitto Matilde. Hai fatto 100 con le tue mosse, quindi ti ho conquistata. Ho vinto 80 e 3 Pokéball, ottimo. A me queste Pokéball servono come il pane. No, cazzo! Non l'ho visto, puttana Eva. Caterpie di merda. Volevo dire, bellissimo Pokémon. Vabbè, tutta esperienza gratis. Tiro eccellente. Sono pure figo. Ma lui scapperà. Invece. Lancio tecnico, bla bla bla, che sei tu, perfetto. Mentre poi da livello 9. Nitro sarà livello 8. Sì, Caterpie va nel box Pokémon, sì, come al solito. Allora, di qua non c'è nient'altro. C'è la casetta d'uscita qua, perfetto. Notte, non me ne freghi niente. Cos'è, Weedle piccolo e Weedle grande? Qui sembra quasi impossibile schivarle le volte. Quindi qua c'è la palla, eccola. Dai, aprila. Profumo invito. Non voglio... Ah, i profumi, sì, è come gli aromi del coso. Allora, Kakuna, Pikachu, un altro Kakuna. Un Bulbasaur. Ma ce ne sbattiamo le palle e andiamo a lottare contro di lui. Cos'è questa fretta? Ma
Non ho fretta. Allora, vabbè, piglia mosca, va bene. Metapod. Quindi userà il rafforzatore. Ha solo il rafforzatore come attacco. Io sono un po' sgravo in sta zona, però. Attacco rapido e via, così magari ce la sbrogliamo in un turno. Oh yes. Quanti ne avevi? Uno, due? Uno, perfetto. Altri tre Pokéball gratis, grazie. Ma perché sono povero. E quindi adesso non ci rimane che uscire dal boschetto. Cosa dice questo? Fammi leggere. Vabbè, chi se ne frega. Perché è così difficile da catturare questo? È giallo. Gli altri erano verdi. Sì? Perfetto. Ah, non ho capito il perché, ma va bene lo stesso. Punti esperienza, 27, che sono in culo, bla bla bla, va avanti. No, la combo cattura, sai che... Ah, sì, volevo leggere il cosa dice. Stai per lasciare il Bosco Smeraldo. Posso aiutare Plumbeopolo. Va bene, aggiudicato. Ciao. Ciao Bosco Smeraldo. Vaffanculo. Oh, tu chi sei? Salve. Più PL è un po' come maggiore la sua abilità nella lotta. Al carico di questo contribuisco con diversi fattori a quanto pare. Va bene, grazie per avermelo detto. Tu, piccolo essere della forma gnomica, vivono nei boschi o nelle grotte? Va bene, li cercheremo, non ti preoccupare. Oh, l'anziano signore. È presente per decidere qual è la lunga strada? Ecco, si possono andare usando fendente. Una delle tecniche segrete. Non si chiamava taglio una volta? Vabbè. Non facciamoci troppe domande, eh? Allora, Oddish... Cosa? No. Questi qua me li salto a pie pari, a meno che non salti fuori qualcosa di strano adesso. Ci sono solo questi quattro stronzi. Magari ci torniamo dopo. C'è una cosa. Plumbeopoli, ok. Ma di nuovo te, ma levati dal cazzo. Ma sentiamo ancora un paio di palle. C'è una palestra proprio a casa nostra. Devo fortissimo. Se usi i Pokémon che avevi con me, di sicuro non ci passi, eh. Tieni, cosa mi dai? 5 pozioni, vabbè, grazie. Dopo ti ho dato tutte quelle legnate, mi ringrazio ancora con delle pozioni. Lasciare la pozione all'allenatore di tutti gli effetti? Non lo so, però va bene lo stesso. Buona fortuna. Sì, ciao Pikachu. Non rompere i coglioni. Scusate, mi vado a mettere in sesto un attimo questi i miei Pokémon. Sì, grazie, vorrei farli posare tutti. Vai Pikachu, facci sognare. Ok, Pokémon sono in perfetta forma. Torna quando vuoi. Va bene. Ce lo ricorderemo. Comunque, non ci sono tanti nepoli seriti, sono tutti dei dilettanti come i piglie mosche. Si salva solo Brock della palestra, vabbè. Brock è Brock, siccome si sa. Ma qui è fatto tutto in pietra, tutte le case in pietra, tutto pietra, ancora pietra. Qui invece il giardino botanico, per modo di dire. Io però volevo andare, scusate. Qua, da dove si arriva questa Pokéball? Non si capisce, né? Adesso qui c'è il bambino che ti dice, non hai ancora superato... Ecco, qua stai... Sono l'allenatore Brostro di uno studenti, vieni. No. Ma io volevo andarci quando cazzo c'era. Ma... Ah, ti pialla proprio così di cattiveria. Ok. Uno Slowpoke. Ciao Slowpoke. Questo invece cos'è che era il centro di ricerca fossili? Museo della scienza. Questo è un Butterfree, fico. Ne avevo già visto uno, ma non l'ho catturato, ma non stavo registrando. Quindi voi non potete saperlo. E questo qua c'è un Geodude. E tu sei il suo allenatore, immagino, quello che è. Allora, dunque.
Prima di fare nuove scoperte, nuove fantomatiche avventure, direi che ci fermiamo qua per oggi. Se come al solito la cosa vi piace, balle varie, mettete un tipo un like o qualcosa del genere, e iscrivetevi al canale e fate le cose che dovete fare per supportare questa serie, diciamo, se così si può chiamare, questa nuova serie che pensavo di portare avanti. E niente signori, per il momento ci abbandoniamo qua e ci vediamo nella prossima puntata, dove probabilmente faremo una lotta dentro la palestra, vediamo se siamo abbastanza forti o se dobbiamo ancora allenarci. Per il momento signori, un saluto a tutti e alla prossima, ciao!